Ciao, io sono Fabio Gallerani e stai ascoltando il Powercast. In questo podcast voglio aiutarti a vivere il tuo potenziale, liberarti dai tuoi limiti e vivere una vita straordinaria. Ovunque tu sia nella tua vita, non importa. Il mio obiettivo è darti un messaggio di forza, coraggio ed azione. In questo episodio parliamo di vivere la tua missione e non la tua passione. Vivere delle proprie passioni è sbagliato ed in questo breve podcast ti spiegherò il perché e cosa fare invece. Immaginiamo assieme adesso la tua situazione attuale, una situazione che probabilmente non ti soddisfa, una situazione che vuoi cambiare. La tua situazione attuale non ti piace e quindi non vedi l'ora che finisca l'orario lavorativo per tornare a casa ed occuparti di ciò che ti piace, di ciò che ti appassiona, della tua passione. Quindi continui a soffrire tutti i giorni in un lavoro che non ti realizza, in un lavoro che ti porta via l'energia, in un lavoro che non ti dà soddisfazione. Navigando su internet ogni giorno cerchi un'alternativa e finalmente trovi qualcuno, qualche esperto che ti dice che puoi vivere della tua passione. Preso dall'entusiasmo, capisci di avere un'alternativa e fai il passo più lungo della gamba. Lasci il tuo lavoro e decidi di vivere della tua passione. Segui i training, segui tutti i consigli di colui che ti dice che vivere della tua passione è possibile, che deve essere quello il tuo obiettivo nella vita. Arranchi e non ce la fai. Passi dall'avere una passione che ti permetteva di staccare dalla routine giornaliera a vivere di una passione e ad arrancare in una vita professionale che ti obbliga ad esercitare quella passione tutti i giorni, a tutte le ore. Improvvisamente non hai più un'alternativa quando smetti di lavorare. Ti stressi e perdi la passione. Quando la tua passione diventa un obbligo, puoi star sicuro che la perderai. Vivere della propria passione è la più grande bugia dei tempi moderni. Infatti, tantissimi professionisti stanno monetizzando con questo messaggio falso lanciato là fuori semplicemente per attrarre persone insoddisfatte. Per questa ragione, il mio motto e la mia visione è totalmente diverso. Io non ti dico vivi della tua passione. Io ti incito invece ad avere una passione che ti aiuta a staccare la spina da una routine giornaliera lavorativa che inevitabilmente avrai fino a quando non diventi libero finanziariamente. Quello che ti incito invece a fare è trovare la tua missione. La tua missione rappresenta il percorso e la ragione per cui sei in questo pianeta. La missione è molto più di una passione. La missione è ciò che fai per gli altri attraverso un prodotto o un servizio. Per questo motivo, il mio consiglio per te non è quello di prendere un hobby, una passione e trasformarlo in lavoro, perché potresti rischiare di perdere quella passione per sempre, di perdere quei momenti emozionanti, quelle emozioni positive che ti aiutavano ad avere giornate serene anche dopo aver lavorato in qualcosa che non ti piace. Io ti invito a fare un processo più doloroso ma più duraturo, un processo che ti darà una soddisfazione eterna su ciò che farai e su come lo farai. Io ti invito a creare un prodotto o un servizio attorno alla tua missione. Ti faccio il mio esempio. Io sono una persona che era appassionata di crescita personale e nonostante ciò non ho mai pensato di poterne fare un lavoro. Perché? Perché vedevo che la crescita personale, la motivazione, oppure tutti quegli elementi che potevano aiutare le persone a migliorare la propria vita, non erano abbastanza. Per questa ragione continuavo a formarmi, a migliorare me stesso, ma non ho mai voluto lucrare su questo argomento da solo. Successivamente, nel 2015, mi sono avvicinato al marketing digitale e a tutte quelle strategie digitali che permettono alle persone di avere risultati misurabili in tempi brevi. Il marketing digitale mi ha dato l'input per creare la mia missione. La mia missione è aiutare più persone possibili ad uscire dalla mediocrità, aiutare professionisti ed imprenditori a riuscire ad essere realizzati con il loro prodotto o servizio, basandosi sullo stesso principio, che è quello di servire il cliente come se fossero in missione. Qualsiasi cosa tu stia vendendo in questo momento, tu puoi cambiare la vita al tuo cliente perché il cliente è in sofferenza. Sta soffrendo e ha bisogno della tua soluzione. In questo modo ho trasformato la mia passione per la crescita personale in una missione che unisce crescita personale e strumenti digitali e mi ha fatto diventare oggi il punto di riferimento di tutti quegli imprenditori e professionisti che vogliono diventare autorità nel mercato.
Imprenditori professionisti che vogliono di più, vogliono essere riconosciuti ed aiutare più clienti possibili a risolvere i loro problemi. Per questo motivo credo fermamente che questa sia la strada da percorrere. E il mio messaggio non è vivi delle tue passioni, ma vivi la tua missione. Io sono Fabio Gallerani, sono il punto di riferimento di imprenditori professionisti che vogliono di più della loro carriera. Aiuto queste persone ad elevarsi dalla competizione, annullarla, attrarre contatti e trasformarli in clienti che li pagano e gli dicono grazie, proprio perché questi imprenditori professionisti vivono la loro missione dell'aiutare il cliente a risolvere un problema. Se vuoi saperne di più, visita il mio sito fabiogallerani.com. Se invece vuoi più contenuti gratuiti, visita il mio canale YouTube Fabio Gallerani Official o il mio canale podcastpowercast.it. Ti mando un abbraccio e mi raccomando, non vivere delle tue passioni, ma trova la tua missione e vivi la tua missione. Un abbraccio. Ciao.